Una collana di perle sul lungomare Cristoforo Colombo a Marotta. È quanto nato dalla collaborazione di Chiaroscuro con Archeoclub Mondolfo e di supporto del Comune all'interno del progetto Mosaichiamo la città. Immaginando i monumenti d'arte, storia e cultura come fossero perle all'interno della conchiglia, unendo mare, colline, spiagge ed arte, nasce un racconto di opere che si può ammirare e scoprire nella terra delle due vacanze in una. Questo è un muretto importante che riguarda le perle del nostro territorio, che parla del nostro borgo, che è uno dei borghi più belli d'Italia, ed è un muretto simbolo che va anche nella direzione del nostro logo turistico, delle due vacanze in una, quindi Mondolfo, il borgo, il centro storico, e Marotta, la località turistica, e Bandiera Blu e Comune Ciclabile. Quindi grazie ancora a queste associazioni che si impegnano assieme all'amministrazione comunale per continuare a riqualificare il nostro lungomare e migliorare l'immagine della nostra città. L'associazione Chiaroscuro è nata con lo scopo di creare contatti ed aggregazioni, ma Mosaichiamo la città ha dato il merito di questi progetti in evidenza. Abbiamo fatto più chilometri di opere e abbiamo in mente di farne altri. Grazie a Beatrice e Cristina, che sono le responsabili dei progetti, ma grazie anche a tutti i volontari e le volontarie, perché è merito loro se siamo qui ancora oggi. Il progetto Mosaichiamo la città nasce all'interno dell'associazione 5-6 anni fa, con l'idea di abbellire spazi pubblici con materiale di recupero e in forma volontaria. Negli ultimi anni la rete tra artisti di tutto il mondo si è infittita e questa cosa ci gratifica tantissimo, perché stanno arrivando sia opere che progetti per Mosaichiamo la città e per il lungomare di mosaici proprio dagli artisti di tutto il mondo, e anche a livello umano è una crescita formidabile, bellissimo. Come Archeoclub d'Italia siamo ben lieti di aver potuto collaborare insieme a Chiaroscuro del Comune di Mondolfo per la realizzazione di questo progetto dedicato alle perle del nostro territorio. La nostra associazione, infatti, a livello nazionale e a livello locale, agisce per la promozione, valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali. E che cosa di più bello c'è l'arte, la storia, la cultura, che attraverso i mosaici che oggi andremo a scoprire avremo ad ammirare. Sono relativi al territorio di Mondolfo e di Marotta. I monumenti, la storia, l'arte della terra delle due vacanze in una viene narrata compendiando insieme quello che è il mare con quella che è la collina, l'arte con quello che è il sole, la vacanza che a tutto tondo si riempie di esperienze. Questo è certamente quanto associazione andiamo a realizzare nel corso degli anni, grazie alla collaborazione di tutti e delle grandissime volontarie di Chiaroscuro. Questa idea di una collana di perle è nata in collaborazione Archeoclub di Mondolfo con Chiaroscuro, pensando alle conchiglie che danno queste perle. E noi ci abbiamo aggiunto i nostri monumenti, che sono delle perle del territorio.